Buonasera, buonasera e ben ritrovati, signore e signori, siamo qui su PG Esports, questi sono gli LCS. Io sono Eddie Noise, in mia compagnia come sempre Moon Boy, ma siamo pronti adesso. Abbiamo visto i primi due vittoriosi della scorsa serata, adesso vediamo i due team che hanno perso nella precedente serata, ma sono comunque tra i favoriti, o almeno si pensa siano tra i favoriti, ovvero Cloud9. Contro 100 Thieves, assolutamente, due team che molte persone li definivano come i loro team più importanti da guardare all'interno di questa stagione. Entrambi i team hanno fatto qualche cambiamento al loro roster durante l'off-season e arrivano nella stagione del 2019 con tante promesse e soprattutto tante aspettative. I Cloud9 ovviamente hanno performato così bene per il Nord America ai campionati mondiali dell'anno scorso e vederli fallire un po' nella prima partita di ieri mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, quindi voglio proprio vederli adesso tornare con una grande carica, una grande aggressione e vedere se riescono a riconquistare una vittoria durante la prima settimana. Dall'altra parte dall'Olanda però non possiamo non considerare gli 100 Thieves, che anche loro ieri hanno sofferto una vittoria un po' spiacevole contro i TSM Mi e sembrava anche loro. se ci fosse qualche attimo in cui ci potesse, anzi, senza qualche attimo, sembrava potesse vertere la bilancia, insomma, l'ago della bilancia a favore, ovviamente, per i One Thieves, così non è stato. No, purtroppo non sono riusciti a trovare la vittoria. Vediamo se oggi riusciranno a magari succedere, però contro un avversario così temibile, questo team dei Cloud9 che si fanno forti della nuova giunta, la nuova recluta Niski, Appunto. che arriva direttamente dall'Europa, dal nostro continente, un midlaner sensazionale, abbiamo visto, ha dimostrato molte volte la sua proficienza in lane e fuori, e il team degli Però chi c'è? 100 Thieves, Esatto, guarda là che chi c'è? faccia. Che faccia? È proprio Bang, due volte campione del mondo, è arrivato dritto dalla Corea. Vediamo come riesce a performare, perché appunto. Siamo curiosi anche perché dalla parte abbiamo Niski che ci ha messo in campo una sua Zoe che è stata fondamentale Vero. per alcuni tratti, poi ovviamente non è riuscita a splendere come avrebbe dovuto. Dall'altra parte abbiamo un Bang che anche lui, nonostante la sconfitta, è riuscito comunque in qualche modo a dare aiuto al proprio team, ma ovviamente non le ha portate alla vittoria. Esatto, il Bang, il Lucian di Bang nella partita di ieri è stato molto bravo in fase di corsia a conquistare un po' di vantaggio, a trovare quel vantaggio iniziale di cui aveva bisogno, ma poi non è riuscito a transizionarlo bene nelle fasi più avanzate della partita, quindi ha fatto fatica quando l'Ezreal invece di Sven è Compl riuscito a ecco, complice trovare. anche l'Ezreal di Sven che è riuscito a trovare i colpi finali, soprattutto senza neanche mai avvicinarsi troppo ai primi Proprio, teamfight. È vero, le proprio prime quello il tre kill ha problema. proprio Tre kill lastittate con la ulti. lastittate. E quello è un problema perché poi ti trovi comunque un Ezreal che a livello mentale di mindset l'hai pressato fin da subito, ma poi in realtà pressure non c'è. Ma adesso stiamo a vedere perché di pressione se ne parla qui sulla draft choice, scelta dei campioni. Cloud9 con Licorice, Svenskeren, Niski, Sneaky e Zeyzal. E dall'altra parte 100 Thieves con Someday Anda Uki e Bang e Aphromoon. Staremo a vedere i primi ban, Rakan, Lucian e invece soliti Cassiopeia e Galio. Nulla di così, insomma, strano, se non fosse No. ovviamente per il Lucian di Bang, per l'appunto di cui parlavamo prima. Esatto, Lucian comunque un pick molto contestato, l'abbiamo sempre visto, piccato, bannato. Forse la cosa più strana per adesso è quel Questa. Rakan, che solitamente non è degno di un ban nelle prime fasi, almeno. A volte i team decidono anche di lasciarlo, forse ad una fase più avanzata, magari come quarto o quinto pick. Ma i Cloud9 decidono di toglierlo subito dalle mani di Aphromoo, perché sanno che Aphromoo, una voce molto importante dentro gli 100 Thieves, non vogliono lasciargli quel potere decisionale, quell'engage così forte. Primo pick selezionato dai Cloud9, Aatrox, un pick Oh, temibile. finalmente, direi. Finalmente. Finalmente riusciamo a vedere Aatrox perma bannato praticamente tutta la serata di ieri. Adesso vediamo nelle mani dei Cloud9. Dall'altra parte potrebbero effettivamente andare a optare per un Urgot che non è stato bannato. Quindi diciamo che per adesso non vediamo nulla di così esotico, se non fosse ovviamente per l'Ornn di JJ, ma è qualcosa di mirato, qualcosa che probabilmente avranno anche provato in scrim. Molte Sì, volte. quindi si conferma Urgot per l'appunto. Staremo a vedere dove potrebbe effettivamente andare a posizionarsi, perché non è detto che sia Sande effettivamente a usarlo, eh? Esatto, e Potrebbe flexare il mid. stessa cosa per Aatrox, potrebbe essere usato mid da Niski o addirittura anche giungla da Svenskeren. Bisogna un po' vedere come decideranno di posizionare i matchup queste squadre. Solitamente Aatrox Urgot siamo tutti abituati a vederlo come matchup in corsia superiore, l'abbiamo visto così tante volte ai mondiali, ne siamo ormai stra stufi. Secondo pick da parte di 100 Thieves è Alistar, quindi non è l'engage di Rakan, ma comunque un engage Un engage importante, non molto. solo, ma anche come frontline molto Esatto. potente, grazie anche alla sua ultimate, rimuove i controlli, riesce a resistere. Insomma, non è facile da controbattere contro un player del genere, o meglio, un Già. campione del genere.
e nelle mani di Aprum l'abbiamo visto così tante volte avere un successo stellare. Brown selezionato da parte nulla di Cloud9. Nulla di così strano, abbastanza diciamo scoperta insomma questa draft, un Brown che normalmente lo vediamo essere scelto al contrario di un Alistar proprio per frapporsi. Sì, stiamo un po' scendendo lungo la tier list dei support. Esatto. E Brown è lì tranquillo in seconda, terza posizione, lo vediamo selezionato. Sembra che i Cloud9 opteranno come terzo pick per l'Ezreal di Sneaky, quindi affidandogli questo pick che è stato così efficace ieri proprio contro il Bang, che vediamo se avrà gli stessi problemi oggi. Speriamo di no, perché voglio vedere questo giocatore, questo Bang, questo campione del due volte campione del mondo sugli SKT. Voglio vedere come riesce a performare. Ti dirò, basta che Sneaky non fa il teleport di ieri e già potrebbe essere un vantaggio enorme per i Cloud9. Lo spero vivamente, perché quel teletrasporto è stato disastroso, regalato una kill. Disastroso, disarmante e obbrobrioso. Assolutamente, e sembra che sarà la Kai'Sai invece per Bang. Interessante, vedremo. Hyper Carry molto, molto intensivo meccanicamente, quindi vediamo come Bang potrà dimostrarci di valere questo potere che gli Under Thieves gli stanno affidando in questa fase di draft. Si passa quindi alla seconda fase di ban e il primo campione a lasciarci adesso è Zoe. Mi sembra giusto, non vogliono comunque lasciare nelle mani di Nischi, che ha performato molto bene nonostante le difficoltà. E beh, adesso staremo a vedere. Senza Zoe ci sono tante altre varie alternative, potrebbe effettivamente approdare una Lissandra, abbiamo già visto scorso match e anche nella scorsa serata. Staremo a vedere però, perché qui è LeBlanc che viene rimossa giustamente, anche sorridi. Sì, LeBlanc è un intro pick molto pericoloso, però mi sarei aspettato che fossero i Cloud9 a giocare il lato aggressivo di questa mid lane. Invece vogliono togliere anche delle opzioni dalla parte di lui, e questo vuol dire che Nischi ha sicuramente fiducia in alcuni dei suoi pick tra virgolette secondari, perché Nischi lo conosciamo soprattutto come un grande utilizzatore di Zoe, ma adesso che quella non è più disponibile saremo a vedere cosa metterà in campo. Fuori. Ultimo ban da parte di Under Thieves, Karthus, anche questo è un ban molto flessibile. Lissandra. E ora in mid lane continua ad affievolirsi, sono sempre meno pick prioritari, sempre meno pick, e staremo a vedere cosa metteranno in campo per l'appunto di Under Thieves e Cloud9 per la mid lane in particolare. Ovviamente manca ancora il jungler, che penso verrà selezionato adesso. Sì, penso proprio di sì. Ormai a questo punto lascia per ultimo un over su Ryze. È proprio, sembra che abbiano selezionato Ryze. Ed eccolo qua, selezionato. Esatto. E quindi sarà un Ryze in corsia centrale, almeno ci aspettiamo. Beh, per tutto sommato, i Under Thieves se la sono giocata bene questa draft, perché adesso effettivamente la scelta del jungler aspetta, comunque è difficile ora da capire. Sì, ma il fatto è che ci sono ancora così tanti jungler disponibili. C'è ancora Xin Zhao, Camille, sono forse i due con priorità più alta. Sì, diciamo che sono riusciti dopo il primo ban a focussare l'attenzione soprattutto dei Cloud9 sulla zona centrale. Già. Ed è quello che sono riusciti a fare. Adesso cacciano dentro un Ryze tra loro, mentre invece dall'altra parte potrebbe effettivamente arrivare un Victor. Sarà proprio il Victor che... Tra l'altro Victor di Sunday, usato potrebbe... ieri a Sunday. Già, già così. Contro Sion. Quello potrebbe essere nuovamente un... Non ha avuto una bella performance, già. Quindi... Beh, oddio, qualche engage l'ha trovato, insomma, però... Ah, ecco, così sono molto più contento. Ora va meglio, ora va meglio. Camille, nulla di strano, insomma. Il fatto è che appunto proprio ieri ha trovato, sì, diversi engage, ma non era affatto quello che il suo team voleva. Con quell'Ezra, sì, quella Zoe, voleva spoccare dalla distanza, evitare qualsiasi tipo di engage. Invece lui era, ragazzi, andiamo, fightiamo, su. Aspetta. E moriva. Quindi palle di neve, sì, beh, l'ultima passeggiata della morte in mezzo al team nemico, ne è la prova. Vediamo adesso, perché Nocturne, che è stato rimosso più volte nella scorsa serata, ora finalmente lo vediamo, quindi possiamo gustarci finalmente in questa seconda giornata di LCS un qualche pick variegato tra Aatrox, Ryze e Nocturne, che non siamo riusciti a vedere. Già, e la prima cosa che noto quando guardo queste composizioni è che le frontline sono praticamente inesistenti, sì, da entrambi i lati. Ce ne sono. I membri più tankosi sono proprio, sì, i support, sono Braum e Alistar, poi seguiti da Urgot. Urgot, che vabbè, giustamente dopo la mannaia inizia a prendersi magari una gloria del giusto. Continuano a scambiare i pick. Sì, perché si stanno divertendo, ma sappiamo che tra pochi secondi... Esattamente. Al ventesimo tutto, esatto, confermato. Ed eccoli qua, quindi nella top lane avremo un Licorice che userà quello che ha usato Sunday per l'appunto ieri sera. Staremo a vedere se quindi Sunday riuscirà a farne tesoro
di questo personaggio e giocarci intorno. Esatto, quindi sarà Victor contro Urgot in corsia superiore, mentre in corsia centrale Aatrox contro Ryze. Ryze potrebbe avere delle serie difficoltà ai primi livelli. Beh, anche per il, insomma, il suo mana management non è facile. No, assolutamente, soprattutto Ryze è un personaggio che ha bisogno di scalare molto. Esatto. E invece Aatrox, e Aatrox vuole soltanto lanciarsi addosso. Molto aggressivo, soprattutto nei primi livelli. Tra l'altro poco movement da parte di Ryze, quindi facilmente applicabile la W dello stesso Aatrox. Non sarà facile. Già, sarà molto vulnerabile questo Ryze, anche ad eventuali gank di quel Nocturne, che potrebbe quindi essere... no, scusami, perdonami, Nocturne è proprio dalla parte di quella Camille, che quindi potrà decidere di spingere l'aggressione dei primi livelli, che da Camille vediamo appunto così spesso nelle nostre solo queue, ma così raramente in competitivo. Staremo a vedere, perché raro non è invece vedere la mappa, la landa degli evocatori. Ciò significa che finalmente siamo pronti per l'inizio di questa partita, ennesima, la seconda, LCS Cloud9 contro 100 Thieves, e questa è la landa degli evocatori. E ci siamo, entrambi i team si dirigono verso il lato centrale della mappa. Guardando un po' le disposizioni iniziali, Licorice opta per la cleptomanzia su quel Victor, cercherà di farmare quanti più gold può da quel grosso e tozzo Urgot, anche se Urgot ha i mezzi per poter rispondere un po' alle aggressioni di Poke. Abbiamo visto... non è un Sion, ecco. Esatto. No, tra l'altro ormai l'impostazione è quasi base per un Victor Kleptomancy, anche perché siamo abituati a vedere un meta tank nella corsia superiore. Piccolo colpo, e quello è un cagnolino bellissimo. Fan animalesco del... Nunu Willam. Allora... Per, per fortuna non lo vediamo più. Esattamente. Sono contento di vedere pick strani, ok, va bene, l'abbiamo visto una volta, non è Willam, però Svenskhan l'ha intato e quindi basta, fine, non lo voglio più vedere. Esatto, staremo a vedere se adesso come si fronteggeranno, come inizieranno queste prime fasi, soprattutto i jungler, perché è di questo che parliamo nelle fasi iniziali, sono loro i protagonisti della prima fase, a meno che non ci sia qualche azione eroica solitaria. Già, e l'abbiamo visto ormai, l'inizio più solito, più standard in competitivo è appunto la Rogue Bestia Cremisi, e così sarà per entrambi i jungler. La cosa che notiamo però, la differenza rispetto alle altre partite, che c'è molto poca concentrazione sulla visione dal lato dove ci si aspetta che l'avversario abbia iniziato, dal parte del team avversario. Infatti entrambi i jungler potrebbero optare per dirigersi direttamente verso il fiume. Svenskhan lo fa molto intelligentemente utilizzando il rampino e prendendo un pathing che eviterebbe completamente anche una ward piazzata eventualmente nel pixel bush. E quindi si dirige verso il blu avversario, che sa che non è stato preso grazie alla ward piazzata lì dai propri avversari, e si accinge a fare uno steal senza essere contestato minimamente. Senza problemi, mentre invece... Anda non ha alcuna idea di dove si trovi Svenskhan in questo momento. Sì, sta continuando tranquillamente a pulire la corsia superiore della propria giungla. È incurante che Svenskhan si è preso non soltanto il suo blu buff, ma adesso andrà a prendere anche l'argo granchio, molto probabilmente. E... ah no. Decide quindi... Ah, sta cercando ovviamente di prendere... No, vuole vedere se c'è qualche possibilità addirittura su Ryze fin dal primo minuto. Ovviamente qui nulla di fatto. C'è effettivamente da parte di Sunday una certa aggressione. Adesso l'abbiamo visto velocemente inquadrato grazie ovviamente alla telecamera su Anda. Sunday lo sta già costringendo sotto... Beh, è già costretto sotto torre, giustamente anche, perché ha la possibilità effettivamente di poccare da lontano anche lui, no? Grazie all'attacco corrosivo. Già, Anda dal momento appunto che non aveva nessuna informazione sul jungler nemico ha deciso di non inizializzare un jungling verticale, quindi cercare di invadere il blu avversario, tra l'altro appunto spottato da quella ward nel cespuglio del fiume in corsia superiore. Svenskhan si era inizialmente nascosto nel cespuglio, ha detto vediamo se adesso cerca di invadermi, in tal caso lo posso sorprendere. L'ha visto andare dirigersi nuovamente verso il suo lato della mappa, ha iniziato il blu e se l'è preso, e quindi questi sono tre buff per Svenskhan, che inizia molto a vantaggio questa lane, tra virgolette. Sì, diciamo la sua lane fantasiosa. Sì, indubbiamente tre buff, rinunciare quindi per Nocturne comunque al blue buff vuol dire tanto, lo costringe a dover contare meglio con le gocce, insomma, il proprio mana. Esatto. Però staremo a vedere, perché ci sono diversi ping dalla parte ovviamente dei Cloud9. Io più che altro voglio concentrarmi molto sulla, almeno vorrei concentrarmi molto sulla mid lane, perché secondo me quell'Aatrox Ryze con un apporto di Camille potrebbe diventare pericoloso. Già, e vediamo qua subito l'aggressione su Nisqy. Eccolo per l'appunto, c'è anche l'illusione proprio di lui, l'ultimo colpo, e Nisqy si prende il first blood. Errore on fire in tutti i sensi. Un errore clamoroso, quel flash da parte di Vumi che non riesce a uscire dal
dal range delle catene infernali, viene quindi ritrascinato al centro, e questo è tutto quello di cui Niska ha bisogno per finalizzare l'uccisione. E questo è 1-0 per Ustione, questo Atrox. Kill e il teleport ovviamente di Ryze, costretto giustamente a non scendere sotto ovviamente di exp, livello e ovviamente anche soldi. E come stavamo dicendo all'inizio partita, questo Ryze è molto vulnerabile e adesso non ha neanche il flash, quindi sarà molto più facile. Me la sono chiamata comunque. Già. Te l'avevo detto, vorrei concentrarmi proprio sulla corsia centrale. E Niski ti ha sentito, ah sì, va bene, ah, sì, vado subito. Grazie, troppo gentile Niski. Scherzi a parte, inizio scoppiettante per un Atrox che non vede l'ora di guadagnare risorse su risorse, ed è un problema sempre più grande ovviamente per lo stesso Hui, che si ritrova adesso non soltanto con una kill nelle mani di Atrox, ma un pochino più di pressione mentale. Già, Summoner in meno. Esatto, dovrà stare adesso molto attento. Vediamo il replay per l'appunto. Sì, qua c'è veramente poco da dire appunto, è stato soprattutto quell'errore da parte di Hui che è stato colto fuori posizione. Primo knock up, le catene infernali e questo flash arriva proprio all'angolo dell'area, avrebbe dovuto cercare di flashare più lateralmente, uscire dal range delle catene e poi scappare a piedi. Purtroppo cerca il flash ambizioso, non lo trova e cade sotto lo spadone enorme di quell'Atrox, che adesso ha dalla sua, nel suo inventario, un pugnale lungo selghettato, quindi molta letalità, molti più danni. Già, letalità che tra l'altro in fase iniziale della partita, poi su un povero Ryze, insomma, è visto, è nudo, come fa a difendersi? Già. Attenzione perché qui Sunday usa un TP spottato comunque dal lume della visione dello stesso Licorice. Ma ovviamente risorse in più di visione ovviamente, ma nulla che possa impensierire, solita lane tranquilla, mentre qui Svenskeren ne approfitta, nonostante probabilmente non sappia dov'è in questo momento Anda, riesce comunque a prendersi i primi danni sul drago e se lo porterà a casa. Sì, e si fa forte ovviamente della priorità che ha conquistato la sua corsia inferiore, infatti Vicky e Zeysal già lì pronti ad aiutarlo, e ovviamente quel vantaggio titanico, perché di questo si tratta, un Atrox nelle prime fasi che ha già conquistato una kill contro un Ryze che a malapena una goccia, una lacrima della dea e quindi pochissimi danni. Qui ha rischiato grosso per un attimo Svenskeren, perché c'era, era lì. È stato costretto a smitare un po' presto per recuperare la vita, quindi potenzialmente sarebbe stato anche vulnerabile a uno stile, ovviamente Anda non era nelle vicinanze, Bang non ha cercato il cercatore del vuoto dei miracoli, quindi questo è un drago d'oceano che va nelle tasche dei Cloud9. Parlavamo di un Niski che adesso potrebbe prendere piede grazie ovviamente al suo iniziale vantaggio, parliamo invece di chi potrebbe finire behind, dietro a livello ovviamente di itemizzazione e statistiche. Nocturne, un Nocturne che pena davvero tanto qualora viene lasciato indietro. Beh, a difficoltà. Sì, sicuramente Nocturne i primi 5 livelli non ha molte opzioni, perché gankare per lui è molto difficile. Inoltre le sue lane non hanno un setup particolarmente utile. Sì, il Ryze alla prigione di rune, ma Atrox può scappare facilmente. Aphromus sì, con quell'Alistar ha un buon engage, ma Zeysal e Sneaky sono due personaggi con Ezreal e Braum molto safe. Quindi Anda vuole semplicemente raggiungere il livello 6, come ha fatto adesso, sbloccare la sua suprema e cercare un gank che trova. E questo è un vero peccato. C'era forse un po' troppo priority da parte di Sunday, già comunque costringe lo stesso Licorice a indietreggiare, a quel punto tre passi in meno una volta arrivato ovviamente l'accecamento, e a quel punto se n'è andato sotto. Già, e questo è un grande cooldown che se ne va, perché la suprema di Nocturne nei primi livelli ha una ricarica imponente. È dispendiosa. Svenskeren nel frattempo, nuovamente forte della pressione esercitata dalla sua corrente inferiore, si muove verso la giungla nemica e ruba un'altra volta. È quello che ti stavo dicendo, è quello che sto dicendo, riescono, stanno riuscendo Svenskeren soprattutto a rubare quante più risorse possibile a un Nocturne che invece ha bisogno inizialmente. Già, guarda anche Atrox dove si trova in questo momento. È andato a piazzare il poro fantasma nel cespuglio dei lamabecchi avversari, così da avere ancora più informazioni sul posizionamento di Anda, che così rimane indietro di risorse, indietro di tempo, perché adesso non ha neanche quella suprema così importante per lui per cercare di iniziare lo snowball, e si trova in una posizione in cui deve riuscire a lastittare qualche uccisione, perché Nocturne ha bisogno di questo, ha bisogno di snowballare e partire. Dal momento in cui non hai sfruttato la tua suprema per trovare un vantaggio, sei nei guai. Sì, no, stanno giocando molto bene i Cloud9 di macro, di tattica, sono riusciti comunque a tenere a bada per l'appunto tutti i movimenti di Nocturne stesso, guadagnare ovviamente per Svenskeren tutti i buff possibili e non solo i buff.
Questo ovviamente però cos'è che dà anche alle altre lane? Possibilità di reazione, possibilità di agire. Abbiamo visto l'aggressività di Aatrox fin dai primi minuti, perché sapeva effettivamente quanto può osare. E questo vale anche per la bot, come per ovviamente la corsia superiore, nonostante a Licorice non è che interessi più di tanto avanzare pretese. Poccare ogni tanto, prendersi il suo proc di Kleptomancy e prendersi a casa i suoi gold. Esatto, ma l'importante per Victor è raggiungere quelle fasi avanzate della partita dove inizia... in cui diventa un mostro del team fight, come abbiamo visto in alcune partite ieri. Nonostante fosse behind all'inizio, tra virgolette, rispetto ai propri nemici, è riuscito comunque a entrare in fight con ingenti danni. Già, vediamo qua adesso la differenza di oro tra i vari giocatori. Una grande differenza in quella corsia centrale, più di 1000 gold. Attenzione, perché qui, occhio, flash for flash, nulla di fatto. Parte comunque la ulti di Licorice. Parecchi danni sono su Sunday, che è costretto quindi non soltanto a retrocedere, spreca praticamente tutte le pozze e adesso se ne va. Sunday che aveva a sua disposizione la Suprema e anche l'Ustione, tenuto ovviamente con il libro non sigillato degli incantesimi, ha deciso di cercare un'aggressione su Licorice, vedendolo forse in posizione un po' scomoda. Ha cercato la E flash di Urgot, un'ottima combo per l'engage. Licorice prontissimo di riflessi, flash a sua volta e si porta in salvezza. Sì, senza contare poi che comunque, certo, hai usato la tua Suprema, però ovviamente d'altro canto pensavi anche di riuscire magari di portare avanti una pretesa in quel momento. Assolutamente sì, e Sunday sembra volgere veramente verso un fight continuo, perché ha appena scambiato il suo flash per una guarigione con il libro di incantesimi, quindi gli sta dicendo: non mi interessa di avere quella versatilità incredibile del flash, voglio in questo momento combattere e voglio avere quante più risorse possibile per esercitare la mia forza. E dal momento che Anda in questo momento sta girando verso la sua metà superiore della mappa, nonostante non ci sia nessun campo della giungla disponibile, e il fatto che la Suprema di Anda sia tornata invece disponibile, mi fa pensare che cercheranno Anda e Sunday di forzare un'aggressione nuovamente su Licorice, che adesso è senza flash. Esattamente, staremo a vedere, perché la corsia superiore vale anche per Svenskeren, che adesso ha iniziato il messaggero della Landa, un'importante risorsa che potrebbe portare anche alla caduta di una delle torri dalla parte dei 100 Thieves. Staremo a vedere, perché rischio grosso, addirittura adesso si interrompe perché si sono avveduti giustamente di Anda, che è lì, però il lume di controllo lo spotta, nulla di fatto. No, ma arriva anche Nischia adesso la corsia centrale. Esattamente, Raizo è lontano, ma attenzione perché qui si butta dentro nella mischia, ci potrebbe anche essere il Fear, ma lì il Crono salva per l'appunto Licorice, ma poco può fare contro la carica di Sunday, il macellaio, ma c'è dentro Nisqy, colpo finale, dentro anche la sua Suprema, è immortale in questo momento, Anda, pochi HP, c'è Zeyzal che giustamente lo ignora per lasciare a Svenskeren il colpo finale. E questo fight è andato disastrosamente per gli Under Thieves per un semplice motivo: guardate gli incantesimi di Huki, il teletrasporto in cooldown, come mai l'ha usato per sbaglio su una torre del Nexus, e quindi non è riuscito a raggiungere il suo team in tempo per orchestrare questo tra virgolette dive su Victor. Comunque l'aggressione, come avevo detto, su Victor si è realizzata. Victor, ottimo tempismo nell'usare il cronografo per evitare il Fear e il possibile riattivamento della tanatofobia da parte di Sunday, guadagna tempo per permettere a Svenskeren, Nisqy e anche Zeyzal di raggiungerlo, ad aiutarlo, e quelle sono quindi alla fine due kill che vanno nelle tasche dei Cloud9 contro soltanto la singola di Licorice che cade per gli Under Thieves. Ma se Huki non avesse sbagliato, non avesse miscliccato quel teletrasporto, le cose sarebbero potute andare molto diversamente. Perché questo è un drago infernale, Bang e Aframo cercano in tutti i modi, ma sono in quattro i Cloud9. Adesso Huki anda, c'è l'accerchiamento, potrebbe esserci un panino per i Cloud9, e arriva, se lo prende questo drago, anda, se lo porta a casa, e poi Huki chiude su Svenskeren. Licorice è lì alle strette, Crono per lo stesso Huki, Bang chiude facile kill, Aframo si lancia dentro col knock up, Sneaky e Zeyzal rischiano grosso, ma lo scudo di Brown protegge quello che è il suo AD carry, e poi prodezza mistica, il colpo di Sneaky chiude la pratica su Huki. Wow, è un teamfight molto caotico, molto veramente lento, ma letale per due membri dei Cloud9 e soltanto uno degli Under Thieves, Huki, che si è steso forse un po' troppo e ho parlato. Eccolo qua, per l'appunto, ne parlavamo, poi Anda si lancia giustamente forte, complice della sua stessa Suprema, chiude la pratica anche su Sneaky. Già, Sneaky cercava scambio di... questo un po' maldestro, questo scambio di bare. Esatto, Sneaky cercava di raccattare una facile kill su Aframo, che lo vedeva ferito, zoppicante. Non ha considerato che il Nocturne di Anda era ancora nelle vicinanze, con la Suprema ancora disponibile. Ma guarda qua, questa è una prima torre che cade a favore dei Cloud9 prima dei 14 minuti. Hai visto quanti gold ha preso? Sold. Guarda il teletrasporto di Ryze. Eccolo qua, guardali, maldestrissimo. Già.
Peccato, un vero peccato. Qui Ligoris ovviamente si fa anche forte dopo ovviamente essere riuscito a resistere da Anda. E qui vediamo l'ultimo engage. Esatto, i Cloud9 ingaggiano il drago, ma presto gli Under Thieves raggiungono tutti e quattro il fight con il controllo, con i danni forniti da Pookie, da questo Ryze che mancava prima. Riescono a trovare lo steal sul drago in primo luogo, un ottimo cronografo da parte di Pookie per evitare la morte inizialmente, e poi però persistono un po' troppo con questa aggressione. Bang, una suprema, forza il flash di Sneaky difensivo, ma non riesce a concludere l'uccisione. Pookie si fa passo un po' troppo lungo, il passo più lungo della gamba. E poi lì diciamo che overestender comunque, certo, vuoi la kill su Aphromo, però devi stare attento, c'era comunque Bang al suo fianco, insomma, non soltanto l'arrivo di Anda. Probabilmente non pensava che la Suprema fosse ancora disponibile dal momento che Anda l'aveva usata poc'anzi in corsia superiore su quell'azione su Victor. Ma a conti fatti, 3 kill a favore degli Undead Thieves, 2 a favore dei Cloud9 e soprattutto Drago Infernale per gli Undead Thieves. Drago Infernale molto importante, che tolgono dalle mani di un Cloud9 che erano in vantaggio iniziale, adesso lo sono ancora, ma un pochino in meno. Respirano, Nischi trova il primo colpo su cui arriva il secondo, parte anche la sua Suprema, il terzo colpo, quanti sono danni, lo cappa e poi Sveskren, spazzata finale, lancia dentro la sua Suprema su Anda, che poco può fare, lascia a Nischi giustamente la kill. E stavo giusto per dire, il fight al drago è andato così male ai Cloud9 proprio perché la loro powerhouse della mid game, quell'Aatrox che aveva così tante risorse e così tante. Attenzione, perché ora Nischi si è portato nella corsia superiore, flash più l'ultimo stun, trova il colpo ma non la morte Sunday. Già, e questo Aatrox si dimostra veramente un micidiale. Micidiale, assolutamente, un vero terrore per gli Undead Thieves che perdono prima, da prima Pookie, poi Anda in quel pick che Nischi ha trovato vicino alla corsia centrale. Questo dà ovviamente tutto il tempo, tutto finalmente lo spazio a Svenskeren di cercare di prendere. Terza volta che ci prova, lasciamo gli sto messaggero, insomma. Già. Sì, effettivamente, non vorrei fare troppo il complottista, ma molte delle azioni che hanno perpetrato gli stessi Cloud9, e guardiamo anche adesso per l'appunto l'apporto di gold nelle sacche dei player, è stato grazie proprio anche a livello di macro dei Cloud9. Esatto, guarda questo Nischi, in una situazione di 1 contro 2 si gira, trova lo knock up su Wookie, arriva il resto del suo team, Zezar è lì pronto ad assisterlo, Nischi non ne sembra neanche aver bisogno, completa l'uccisione su Wookie quasi da solo, Aphromo rinuncia persino ad aiutare Anda, ha detto ok, cammin ti ha ultato, non c'è verso che io riesca ad aiutarti, tanti saluti e ci vediamo. Mentre prima stavano mostrando i gold dei vari player, una differenza di quasi 3k in quella corsia centrale. Questo Aatrox sta diventando veramente mostruoso e ci preoccupava questo matchup, questo Ryze che ha bisogno di tempo per scalare, è così vulnerabile in early game contro questo Aatrox, invece è così aggressivo, può sfruttare i momenti di debolezza di Ryze e li ha sfruttati e come. E tra l'altro la grafica ci mostra un minuto all'arrivo di un altro infernale che certo farebbe comodo negare ai Cloud9, ma farebbe ancora più comodo nelle tasche per l'appunto dei Cloud9, forti di questo Aatrox, di questa Camille, lo stesso Sneaky comunque sta iniziando piano piano a itemizzare sempre più oggetti. Già, e questo, il fatto che questo Aatrox abbia preso così tanto vantaggio è preoccupante per gli Undead Thieves, perché Aatrox sarà fortissimo in fasi di teamfight più avanzate, così come quel Victor, così come quell'Ezreal. Quindi gli Undead Thieves avranno molta fatica, soprattutto Nocturne farà molta fatica per trovare qualsiasi tipo di successo, perché Nocturne è un personaggio che deve buttarsi in mezzo al team nemico, buttarsi su un bersaglio preciso per avere efficacia, e qualora lo facesse contro questo team di Cloud9, se i Cloud9 stanno compatti, troverà soltanto la morte. Esattamente, staremo adesso a vedere come dopo la prima torre della corsia centrale che è ormai caduta, adesso vediamo che comunque quella della superiore sta reggendo effettivamente, c'è forse c'è del margine di vittoria da parte dei Wonder Thieves nella corsia superiore a livello di torri, però ovviamente le 7 kill dei Cloud9, la gold lead, ma attenzione perché qua Sveskren si lancia di rampino più su Sunday, la sua ulti dentro però magistrale, la Suprema di Ryze che porta via Sunday dalle mani losche dei Cloud9. Ottima giocata. Il passaggio del suo top lane riesce a salvarlo. Infine, costretti entrambi, anzi, a utilizzare il flash, ma ne escono con la pelle intatta. E questo è quello che conta, perché adesso l'infernale, il drago infernale è presente sulla mappa e vediamo se lo accaparrerà. Lo iniziano i Wonder Thieves, ma devono stare molto attenti perché c'è tutta la compagine per l'appunto dei Cloud9. Ma Aphromo è lì dietro.
vuole cercare di flancare, vuole cercare di prenderli da dietro. Potrebbe arrivare la combo, parte la suprema, c'è il knock up su 3, porta dentro ovviamente Licoris, ma nulla da fare, tanti però sono i danni che trova lo stesso Afro. Però il primo a cadere sotto le mani di Mischi è proprio lui, Nocturne, a seguire lo stesso Alistar. E ora Hui, poco può fare quel Ryze, cade anche una torre, cade anche l'Inferna e Sunday costretto alla fuga. Esatto, ed è proprio quello che stavo dicendo prima, avranno molta difficoltà questi Hundred Thieves in una fase eventuale di teamfight, ed è quello che abbiamo visto, nonostante quell'engage fantastico trovato da Afro, un knock up su 3 persone. Bello. Con poi testata per mandare Victor nelle mani degli avversari. Cosa possono fare adesso questi Hundred Thieves? Anda costretto a utilizzare la sua spugna per buttarsi in mezzo e viene accolto da dei danni stratosferici. Il resto degli Hundred Thieves, Bang dice: ok, io ho la suprema, ma non ci penso neanche a buttarmi lì in mezzo per subire tutti quei danni. Uchi cade sotto i colpi di Zezel, che flash addirittura per rallentarlo. E ho un dito alzato, professore. Dica. Mischi. Basta, non ho altro da dire. E per l'appunto i danni della grafica ce lo dimostrano. No. Mischi, certo, c'era anche Sneaky, per carità, assolutamente. Ma Mischi è uscito a full vita da quel combattimento e con il massimo dei danni. Assolutamente, questa è una partita decisiva per Mischi. Molte persone si chiedevano come sarebbero riusciti a performare Cloud9 dopo aver perso la loro superstar, il loro mid laner Jensen, che adesso si trova nei Team Liquid, e averlo sostituito con Mischi, che molte persone non lo vedono come un giocatore che magari può trovarsi alla stessa altezza. Eccolo 5-0-3, 183 CS a 20 minuti appena, 950 gol d'Italia sulla sua testa. Giusto così, una piccolezza. Decisamente ottima bene sta andando la situazione per i Cloud9. Ottima prestazione da parte di Mischi e soprattutto ottima prestazione da parte dei Cloud9. Hanno adesso anche l'Infernal tra le loro fila, dei draghi padroneggiati. Staremo a vedere adesso se riusciranno a sfruttare, perché ora è vero, sono riuscito a prendersi due torri negli ultimi teamfight. Ora però ci vuole la botta finale. Sappiamo che il barone adesso è vivo. Siamo al 20° minuto. Di solito la media è un pochino più alta quando si inizia a startare il baron. Però a questo giro i Cloud9 hanno tirato un pochino il piede sull'acceleratore. Sono già altre torri che cadono. 20 minuti, 10 kill e tante torri prese. Assolutamente. Una partita molto più rapida, molto diverso, più piena di azione rispetto a quelle che abbiamo visto soprattutto ieri. E c'è da vedere adesso come questi Cloud9 decidono di gestire le loro aggressioni attorno a questi obiettivi così importanti, visto che adesso le torri interne sono più difficili per loro da prendere, dal momento che non hanno una composizione che permetta di zonare così bene il team avversario dagli obiettivi, dalle strutture. Resta da vedere come decideranno di setupare attorno a questo baron. Guarda la visione di Cloud9. Esattamente, ma attenzione perché qui la suprema di Hui cerca di zonare i movimenti, si trasporta insieme a Bang, costretto giustamente Mischi a portarsi dietro la sua zona franca, dietro i suoi compagni. Zezal gli fornisce supporto, la W su Afromo non connette, il colpo mistico, sì, eccolo qui che arriva. Oh mio Dio questo colpo mistico in tutti i sensi. Zezal si porta avanti, c'è la sua suprema, il knock up su Sunday, ma si porta via fuori dai propri compagni. Sneaky trova lo scatto più il primo colpo. Non è di fatto per Mischi, che giustamente torna indietro e si chiude anche questi becchi. Già. È importante vedere più che altro l'aggressione da parte dei Cloud9, ma anche la risposta dei Hundred Thieves in questo frangente è stata ottima. Gli Hundred Thieves cercano sempre di forzare qualche pick, come abbiamo visto adesso, mentre hanno cercato di uccidere Mischi in corsia superiore. Hanno utilizzato la suprema di Ryze e la suprema di Nocturne per trovare una kill su questo Aatrox così fidato, ma con una taglia anche così grande, quindi la ricompensa sarebbe stata stellare. Il fatto è che non hanno abbastanza danni per riuscire a farlo, e questo è sempre lo stesso problema di cui parlavamo. Esatto. Questa composizione degli Hundred Thieves non gioca bene. Attenzione per Anda, perché lì è un cespuglio infame. C'è anche Lustione, poi Sveskren, ma è Sneaky con la sua suprema a portarsi a casa la kill. Già. Questi AD carry sempre bravi a lastitare le kill dopo non aver fatto niente. Cof, cof. Afromo nuovamente cerca di dare visione in quel cespuglio famelico. E intanto i Cloud9 iniziano con Sveskren e Sneaky. Arriva adesso Zezal e Licoris a portarsi dietro questo Baron. E Mischi rimarrà probabilmente lì per cercare di fornire frontline e supporto. Si lancia dentro adesso nella mischia. Lo vogliono semplicemente rushare e se lo porteranno a casa. Assolutamente facile, sì, facile. Un barone incontestabile per gli Hundred Thieves. Il loro jungler come è morto poi. E il resto della composizione non ha affatto i danni necessari per sostenere un qualsiasi tipo di fight con i Cloud9. Anche con il favore del barone che li danneggiava già. Adesso si mette veramente male per i Hundred Thieves. E cosa più importante, adesso vediamo come setupperanno
come inizieranno a sistemarsi, no? A livello di formazioni Cloud9 per cercare di sfruttare appieno la mano del barone. Assolutamente, mi aspetto di vedere Licorice, sì, ma anche potenzialmente questo Svenskeren. Lo dico sempre, ma non lo vedo mai. Questa Camille la voglio vedere più sfruttata nello speed push. È vero, c'è da considerare una cosa. Camille in giungla, rispetto alla Camille top, fa più fatica a itemizzare verso la virtù della triade. E quindi non è altrettanto forte in una fase di split push. Soprattutto grazie al fatto che nella giungla chiaramente devi prendere la punizione come incantesimo dell'evocatore, quindi non hai a tua disposizione il teletrasporto per raggiungere la tua squadra. Ma arrivato nel momento in cui hai già conquistato il barone, quindi non ci sono obiettivi neutrali contestabili, soprattutto facendoti forte di quel buff così importante per i tuoi minion, dovresti piazzare la Camille in una side lane e prendere quelle torri, perché Camille le prende veramente molto facilmente grazie ai reset, grazie ai potenziamenti della propria Q, dei propri auto-attack. Adesso qui vediamo la seconda delle torri della corsia superiore cadere sotto i colpi dei Cloud9 favorevoli, ovviamente grazie alla minion wave e la mano del barone potrebbero forzare un teamfight. Licorice si unisce, sono lì 5 in una lane. Afrom viene comunque spottato, Zezal colpo di ghiaccio. Adesso vedremo, perché potrebbe finalmente da un momento all'altro, c'è anche la runa del demolitore a fornire supporto, un colpo e quella torre potrebbe tranquillamente cadere. Pochi colpi intanto però qui Svenskeren preso da Bang e Afrom, costretti comunque a retrocedere. Il knock up dell'Airborn da parte ovviamente di Braum, Sandy costretto a flash, ma qui Nischi cancella letteralmente Nocturne dalla mappa e poi forte della sua suprema se ne torna lì dietro nei suoi compagni, perché tanto ritorna in vita con la maggior parte degli HP. Esatto, e ora sono problemi. Continueranno a pushare, e se i 100 Thieves non riescono con questa combo di Afromo, si lancia dentro, ma c'è la ulti dello stesso Licorice e poi Svenskeren si lancia dentro, poco da fare per lui. La prima torre viene distrutta, ne manca soltanto una. Licorice su Sunday, scambio di colpi, Hui, Bang e Sunday, gli unici a resistere a questa continua offensiva. L'ultima torre che cade, danni ingenti sul nucleo, Licorice va di crono e cade il nucleo. Nexus sconfitto, Cloud9 la vittoria. E che vittoria molto convincente da parte dei Cloud9, un'ottima esecuzione sia meccanica individuale, abbiamo visto Nischi con quell'Aatrox ha completamente dominato la sua corsia, ha completamente dominato il mid game, e questa è una affermazione importante da parte sua, dimostra che può essere il carry micidiale di cui hanno bisogno i Cloud9 come pressione in quella corsia centrale. Il resto del suo team comunque ha giocato molto bene attorno a lui, attorno ai suoi momenti più forti. Sono riusciti a conquistare alla fine quel barone, come abbiamo visto, e di nuovo prendi il barone, apri la base avversaria e ti prendi tutto. Diventa così difficile per gli avversari contestare la tua aggressione, soprattutto dal momento che questi 100 Thieves, con i loro due carry principali che avevano bisogno di scalare, avevano bisogno di prendere tanti oggetti, e non solo non sono riusciti a reggere il confronto con gli avversari nelle prime fasi, sono rimasti molto indietro. Quindi nell'ultima fase, l'abbiamo visto, l'ultimo teamfight, sembra non ci stessero neanche provando, perché proprio non avevano i danni necessari. Anche se avessero provato a respingere l'offensiva, avrebbero fallito. Poco da fare effettivamente per gli 100 Thieves, che non riescono anche in questa seconda partita a incidere come avrebbero voluto. Bang, forse abbiamo dato molta attenzione a lui, giustamente ha un passato imponente alle spalle, ma è la seconda partita che non lo vediamo risplendere come vorremmo. Effettivamente non riesce a brillare, non riesce ad ottenere un margine di lane, soprattutto in fase iniziale. Anche quando riesce a prendere un po' di pressure, poi succede sempre quel qualcosa in più, che sia il jungler, che sia la macro, che sia una combo, un teamfight giusto, poi a quel punto perde priorità, perde pressione e rimane dietro. Già, l'abbiamo visto appunto ieri con Lucian trovare quei vantaggi anche in corsia centrale, ma non riuscire poi a transizionare in una fase di team fighting. E oggi invece con Kai'Sa faceva molta fatica, l'abbiamo visto cedere molta pressione in quella corsia centrale, in quella corsia inferiore, ovviamente non a sua colpa, era un matchup Kai'Sa Alistar molto tranquillo, nel senso non ci aspettavamo che loro prendessero pressione, ma questo ha consentito a Svenskeren con quella Camille di transizionare, passare molto tempo attorno a quella corsia inferiore. Ha preso quei due draghi molto early nella partita, e Bang non ha mai raggiunto quel momento della partita in cui poteva veramente risplendere. Questo anche ovviamente al fatto che dall'altra parte della landa c'era questa minaccia enorme di questo angelo della morte, questo Aatrox con lo spadone enorme, che se provi a entrare in un fight una capoccia. A parte gli scherzi, sì, effettivamente Nischi brillato.
parlavamo di chi poteva brillare o chi meno. Nischi si conferma essere un ottimo mid laner, a quanto pare un ottimo import per questi Cloud9, che a quanto pare quindi non ne risentono più di tanto di una perdita come Jensen, che adesso milita nel Team Liquid e che vedremo in questa serata. Vedremo se anche lui saprà far parlare di sé come mid laner import nuovo per i Team Liquid. Sono riusciti comunque a vincere, ovviamente non solo grazie a Nischi, parliamo anche del macro dei Cloud9. Sono riusciti a limitare, a zonare a livello generale i movimenti del jungler nemico dei 100 Thieves, che ha fatto ben poco effettivamente. Già. Nocturne sì, ha usato qualche suprema, ma non ha mai trovato successo. L'abbiamo visto, la prima suprema che ha utilizzato in corsia superiore non è neanche ripartito, l'ha proprio attivata e Licorice era già al sicuro sotto la sua torre, quindi ha deciso di non commettere anche la seconda attivazione. La seconda volta, nuovamente in corsia superiore, hanno trovato sì quell'uccisione su Victor, ma c'è stato quel disastroso sbaglio, quel teletrasporto utilizzato sulla torre del Nexus da parte di Wuhi, e quel fight è andato completamente a favore dei Cloud9. E piano piano, appunto, con i Cloud9 che acquistavano un vantaggio sempre più grande, diventava sempre più difficile per questo Nocturne, che non aveva un bersaglio facile all'interno del team dei Cloud9, perché Ezreal è molto safe come AD carry, ha itemizzato verso il guanto del gelo, quindi anche difficile da uccidere per Nocturne, difficile da assassinare. Aatrox ovviamente un bersaglio terribile, se ti butti su Aatrox, Aatrox è ben contento. Wow, carne da macello, un'altra kill, grazie mille, e così via. Appunto, Anda non è mai stato messo in una posizione di trovare successo, e quindi mi sento di incolpare molto per il successo, il mancato successo di questo team in questa partita, questo pick, proprio questo Nocturne, che tra l'altro è stato conservato come last pick, quindi gli altri Thieves avevano quasi già visione, esatto, di tutto il team avversario, e hanno comunque scelto di optare per questo Nocturne, che secondo me ha performato molto male. Sì, non è riuscito quindi a prendere lo spazio che un Nocturne ovviamente desidera avere nella mappa, e ovviamente cercare di chiudere il più possibile le kill o favorire ovviamente lo snowball da parte dei propri compagni di team. D'altra parte però comunque non solo Nischi ha brillato, abbiamo avuto anche uno Svesker che è riuscito molto anche a stinare tra fasi, l'altro il primo drago infernale per appunto dalle mani di Anda, e insomma, non è facile comunque per Svesken riuscire dopo la partita precedente a ritornare in carreggiata. Abbiamo visto comunque con Nunu non è mai riuscito a essere molto incisivo. Già, invece in questa partita grande successo. Ai, questo Uchi veramente fuori fase questa partita. Abbiamo visto prima la sua morte, uno già contro uno in corsia centrale, quel flash utilizzato grossolanamente qui, questo fail sul teletrasporto che ha portato alla vittoria dei Cloud9, esatto, in questo fight. In generale una performance magra da parte dell'ex mid laner dei Counter Logic Gaming, che già l'anno scorso aveva avuto molte difficoltà all'interno proprio dei Counter Logic Gaming di quel team, e quest'anno non sta andando meglio per lui. C'è da domandarsi se forse l'acquisto di Huhi per gli 100 Thieves sia stato effettivamente un upgrade rispetto a quello che avevano l'anno scorso. Ovviamente l'anno scorso avevano Ryu in corsia centrale, quest'anno obbligati dalla regola degli import, avendo acquisito Bank, quindi andava a richiedere uno slot import, era necessario prendere un mid laner nativo in corsia centrale. Uchi ovviamente naturalizzato, ormai ha passato 3 anni in America, ha preso la green card ed è a tutti gli effetti un giocatore americano. Esattamente. Sì, diciamo che Hui non è riuscito effettivamente a performare, soprattutto con un pick come Ryzen, avevamo annunciato in fase di draft. L'abbiamo detto anche durante le prime fasi iniziali, ci aspettavamo un'aggressione anche col complice, anche Svesken, non è servito, Nischi ha mazzolato da solo per tutto il tempo Ryze, e questo è il riassunto della partita. Già, no. E cosa significa questo qui? Che effettivamente i Cloud9 escono dalla prima settimana 1-1, che è un risultato chiaramente avrebbero voluto 2-0, sì, loro sono un team del calibro che possono permettersi un 2-0, ma avevano due avversari temibili, Team Liquid e 100 Thieves erano quelli che appunto insieme ai Cloud9 la maggior parte delle persone predicevano piazzarsi in quel podio, primo, secondo, sì, terzo posto, le prime classifiche. Quindi la strada d'ora in poi per i Cloud9 diventa sempre più facile, esattamente, un pochino più in discesa, però ovviamente attenzione a non sottovalutare